Allora, un settore, quello lattiero caseario, assolutamente strategico per la Regione Lombardia. Oggi Copagri all'audizione in Commissione Agricoltura porrà con forza una volontà che deve assolutamente essere sposata da questa amministrazione. Ricordiamo che la Regione Lombardia oggi produce quasi il 50% del latte a livello nazionale, è una delle regioni più agricole del mondo e chiaramente a Regione oggi noi chiediamo una scelta di campo. Occorre all'alba della riforma del settore, che sarà il 1 aprile 2015, decidere di ristrutturare questo comparto in maniera efficiente. Oggi produciamo sotto i costi di produzione, oggi paghiamo degli errori che sono stati palesemente dimostrati nel passato, un sistema di quote latte che ha penalizzato fortemente il nostro paese in quanto ci ha costretto negli ultimi 30 anni a produrre il 50% del fabbisogno. Bene, all'alba del 2015 noi chiediamo a Regione di scendere e di lavorare insieme con i produttori nei confronti del Ministro dell'Agricoltura e nei confronti della Comunità Europea affinché venga sterilizzato e sospeso l'effetto del sistema quote da qui al 2015, che si dia spazio alla produttività e che si possa insieme andare a chiarire definitivamente quali sono state le responsabilità del passato, ma comunque che da subito vengano sospesi gli effetti dei versamenti sulle quote latte del prelievo supplementare e venga ridistribuita e restituita ai produttori la PAC che è stata ingiustamente trattenuta proprio a causa di queste ingiuste multe sulle quote latte.